anche Lazio quest'anno. Merito di un allenatore a cui è stato dato il tempo di creare una squadra, di lavorarci e di costruirci un futuro, ma soprattutto di una dirigenza che, grazie ai suoi acquisti oculati, ha lavorato nel tempo. Giusto? Ecco, non sempre, perché adesso passiamo in rassegna i 10 peggiori acquisti della Lazio negli ultimi 10 anni. Anche se, prima di cominciare, dobbiamo ricordare il flop dei flop del mercato biancoceleste. Si tratta di Mendieta, di cui vi abbiamo già parlato in un video. Partiamo da Gonçalo Barreto, che quando è arrivato alla Lazio era un giovane uruguaggio di belle speranze che era appena stato acquistato per circa 2 milioni di euro dalla squadra biancoceleste. E nella sua prima estate europea deve anche affrontare un dramma personale, ovvero quella della madre che è stata accoltellata dal convivente. Barreto sarà tesserato per la Lazio 4 stagioni e mezzo. Totale presenza in prima squadra, zero. Viene sì aggregato alla primavera, dove non fa nemmeno male, ma quell'estate rifiuta il prestito alla Salernitana, società satellite della Lazio. Per questo motivo rimarrà fuori rosa e non farà mai il proprio ingresso in prima squadra. E a proposito di poche presenze, come dimenticare Moritz Leitner, acquistato dal Borussia Dortmund nell'estate del 2016 per 2 milioni di euro. 2 milioni per due presenze, per un totale, tra l'altro, di 13 minuti in campo. E pensare che il trasferimento stava per saltare. Sembra infatti che Leitner si sia spaventato poco prima di effettuare le visite mediche e sia tornato qualche giorno in Germania. Il motivo di tutto questo? Perché un giorno era formello e ha visto una scena molto particolare. Lotito, il presidente della Lazio, stava litigando col segretario biancoceleste dopo la cessione di Candreva all'Inter. Una lite che avrebbe mandato il presidente della Lazio su tutte le furie, al punto di rompere un piatto sul tavolo. Alla fine però Leitner si convince, torna a Roma e firma il contratto. Dopo pochi mesi però tornerà ancora una volta in Germania, senza mai sporcarsi la maglietta. E parliamo di un altro tedesco, perché a parte Miro Klose non ci sembra che la Germania abbia portato particolarmente fortuna alla Lazio di Claudio Lotito. Oltre a Leitner, infatti, dobbiamo menzionare un'altra storia di un tedesco a Roma, quella di Thomas Hitzlsperger. È la sessione invernale del 2010. Il suo contratto con lo Stoccarda sta per scadere. Lui vuole riguadagnarsi la maglia della nazionale per il mondiale e la Lazio mette sul piatto un milioncino. Giocherà soltanto 6 partite con la maglia della Lazio e soltanto una per 90 minuti, contro l'Udinese, la sua ultima, in cui tra l'altro segnerà il suo unico gol con la maglia biancoceleste. La stagione finisce, lui al mondiale ovviamente non ci andrà e, dopo qualche prestito, si ritirerà qualche anno dopo. Passiamo ora ad un giocatore che con la maglia della Lazio ha giocato qualche partita in più, senza però lasciare grandi ricordi. Nel 2013 la Lazio spende quasi 3 milioni di euro per un giovane colombiano, Brian Perea, reduce dalla vittoria al campionato sudamericano Under 20. Sembra una punta di grande tecnica, destinata a fare grandi cose. E l'inizio è anche promettente, segna la terza presenza in Serie A, piazza 2 assist nell'esordio in Europa League, fa anche una doppietta in Coppa Italia, 5 gol e 4 assist in 27 partite, per un ragazzo di 20 anni è la prima stagione in Europa, non sarebbero nemmeno malissimo. L'anno successivo non trova spazio e così viene mandato in prestito, in Serie B al Perugia, dove però segna solamente un gol. Viene richiamato a Roma, a metà della stagione successiva, dopo l'infortunio di Djordjevic. Non trova però grosso spazio, infatti alla fine della stagione raccoglierà un minutaggio di solamente 60 minuti complessivi, senza segnare. Da lì inizia l'odissea dei suoi prestiti, finché anche lui, come Barreto, rifiuterà il prestito alla Salernitana e verrà messo fuori rosa. Ha rescisso il contratto a fine 2018 per tornare in Sud America. La sua ultima rete in Europa è stata quella segnata nel 2014 in Serie B con il Perugia. Non sappiamo se considerare Ederson come un vero e proprio flop, visto che nelle 3 stagioni alla Lazio si è guadagnato il suo spazio e visto anche che è arrivato a parametro zero. Certo che, una volta approdato a Roma nel 2012, il fantasista brasiliano ha subito un netto calo rispetto a quel giocatore che aveva portato il Lione a vincere la Coppa di Francia. 15 presenze in Serie A la prima stagione, 15 alla seconda, 4 alla terza, con un gol a campionato, più 2 gol in Europa League. Nel 2015 se ne ritorna in Brasile a scadenza di contratto, ma anche al Flamengo gioca pochissimo. Anche perché 2 anni dopo gli viene diagnosticato un tumore al testicolo, dal quale però ne esce vincitore. A volte i nuovi acquisti passano più tempo in infermeria che in campo, come è accaduto all'attaccante portoghese Helder Postiga, che la Lazio prese in prestito dal Valencia nel 2014. Peccato però che arrivò a Roma con un infortunio alla coscia, che si portò dietro per i 2 mesi successivi. Torna in campo finalmente a marzo, fa 5 presenze, una delle quali è a titolare, e non trova il fondo della rete nemmeno una volta. A giugno la Lazio sceglie di non riscattarlo e lo rispedisce a Valencia. Nemmeno 2 mesi più tardi il giocatore risolverà il contratto per accasarsi al Deportivo, ma anche lì passerà gran parte della stagione alle prese con gli infortuni.
Siamo ad un passo dal podio. E come facciamo a dimenticare Luis A? Che, è vero, è arrivato a parametro zero al Sunderland, però potevamo aspettarci sicuramente di più. Dopotutto, anche se non titolare, faceva parte di quel Manchester United che aveva vinto due campionati ed una Champions League. Firma con la Lazio il 6 febbraio, troppo tardi per essere aggiunto alle liste UEFA. Fa 6 presenze senza segnare neanche un gol. Vince una Coppa Italia senza giocare neanche un minuto. Poi, a fine stagione, il suo contratto scade e lui sceglie di ritirarsi. Sul terzo gradino del podio troviamo una testa calda made in Manchester, cresciuta nelle giovanili dello United, che la Lazio ingaggia da svincolato nel 2015, dopo che il giocatore ha rescisso il suo contratto con il West Ham. Stiamo parlando di Ravel Morrison, uno che ai tempi dello United era considerato come una promessa del calcio europeo, ma che poi si è perso per strada negli anni successivi. Problemi con l'alcol e comportamenti violenti che lo portano a rispondere di fronte ai tribunali. Pioli non sa che farsene di un trequartista nel suo 4-3-3 e non sembra gradire il fatto che il ragazzo non sia interessato a imparare l'italiano. Gioca un tempo al suo esordio in Serie A, in una sconfitta 4-0 contro il Chievo. Poi, tra infortuni e altro, si guadagna solo 15 minuti divisi in 3 partite, più altri scampoli tra Coppa Europea e Supercoppa Italiana. È chiaro che la Lazio a questo punto non sa cosa farsene, e così il giocatore passa dai prestiti più improbabili, dal QPR fino ai messicani dell'Atlas, finché non rimane fuori rosa, fino al punto in cui rescinderà il suo contratto nel febbraio 2019. Da allora ha giocato in Svezia e in Inghilterra, senza però aumentare di granché il suo minutaggio. La stagione 2011 verrà ricordata per una grande sessione estiva di calciomercato. Arrivano infatti, per fare due nomi, Senad Lulic e Miro Klose. Ma il nome su cui la Lazio spende di più in quel calciomercato è un altro. Sono infatti quasi 6 i milioni messi sul piatto dallo Tito per Djibril Cissé, prelevato dal Panathinaikos, dove ha segnato 43 gol in 2 stagioni. Dovrebbe essere una punta spaccaporte che insieme a Miro Klose dovrebbe seminare il panico nelle difese avversarie. E si annuncia a Roma segnando una doppietta all'esordio in Europa League. Un gol a San Siro contro il Milan al debutto in Serie A e poi nuovamente un'altra rete in campo europeo. Poi però si ferma, perché la presenza di Klose lo costringe troppo spesso a giocare come esterno invece che come centravanti. In campionato non segnerà più, anche se resterà nella storia il palo preso nel derby contro la Roma. In Coppa Italia segnerà di nuovo San Siro contro il Milan, a più di 4 mesi dall'ultima marcatura. È il 26 gennaio 2012. Nemmeno una settimana più tardi passerà a titolo definitivo al QPR e la Lazio tira un sospiro di sollievo perché da quella cessione guadagnerà 5 milioni di euro. E non ci muoviamo da questa sessione di mercato, perché ben 3 dei 5 milioni di euro guadagnati allo Tito dalla cessione di Cissé al QPR vengono subito reinvestiti su un'altra punta. Emiliano Alfaro, per i tifosi della Lazio, Alfaruccio. E torniamo sul luogo del delitto, visto che Alfaro è uruguagio e proviene da 33, lo stesso paese del già citato Gonzalo Barreto. Esordisce contro il Palermo, si mangia il gol del possibile 1-0 e poi i rosanero vinceranno per 5-1. I tifosi della Lazio lo ricordano con tenerezza per l'impegno e la tenacia che ci metteva in campo, ma i suoi limiti tecnici sono troppo evidenti e finirà per vestire la maglia biancoceleste solamente 8 volte, senza segnare nemmeno un gol. Lui, che in patria era soprannominato il Picaro, il ladro, per il suo opportunismo in area di rigore. La stagione finisce e anche per lui inizia una girandola di prestiti veramente assurda. Passa all'Al Wasl negli Emirati Arabi Uniti, poi al Liverpool di Montevideo, il club da cui era arrivato, e infine viene ceduto per 420.000 euro al Buriram, nel campionato thailandese. La sua carriera è andata avanti tra il campionato indiano e quello degli Emirati, fino all'estate scorsa, quando ha fatto il suo ritorno in casa, in Uruguay. Questi erano per noi i 10 peggiori acquisti della Lazio negli ultimi 10 anni. Se secondo voi ci siamo dimenticati di qualcuno, scrivetelo sotto nei commenti. Ricordatevi, se non l'avete già fatto, di iscrivervi al nostro canale e, se vi è piaciuto questo video, di mettere like. Voi siete su OneFootball, io sono Francesco Porzio e vi auguro una buona giornata.